Ma io ho iniziato a lavorare a 14 anni con un parente che aveva un ristorante, ma che oggi sarebbe descritto come osteria. Tanti coperti, uno spiedo. Io oggi desidero avere lo spiedo in cucina come lui aveva, e faceva il polletto che dava da asporto prima di mezzogiorno alle famiglie del paese. Quel sapore lì io lo voglio rimettere nel piatto. E la cucina di mia nonna mi piaceva tanto, c'erano delle ricette che mi davano una godura incredibile al palato. Spero che per gli ospiti io possa cucinare meglio di mia nonna, cioè dar quel piacere ma con l'esperienza e la professionalità che ho acquisito nel tempo. Sono un giovanotto, entusiasta del mio mestiere, ho tre figli a cui tengo molto, e se non facessero questo mestiere non le farò un peccato, ma mi auguro che abbiano dei buoni stimoli dalla gastronomia italiana, quindi che almeno siano dei grandi clienti di ristoranti e di osterie. E sono una persona che desidera condividere con il proprio team il successo di oggi, ma anche le idee e la concretezza di quello che abbiamo in mente per il prossimo menù, e conservare lo spirito autocritico che fino ad oggi, pranzo e cena, prima del servizio, ci siamo a volte raccontati in modo anche troppo severo, al punto da avere delle ansie che serve un dottore per guarirle. Ci può descrivere cosa ha provato nel momento in cui ha sentito il suo nome? Mi sono distratto perché ho visto tre stelle, era tutto buio, e ho sentito Remo Capitaneo, che era di fianco a me, che mi abbracciava, e mi è venuto un nodo alla gola che non avevo da tempo. E poi niente, ho visto che si è aperto il varco, sono salito sul palco, ero senza parole. Ho detto che sono emozionato, che Milano è una grande città e che per me è un po' come vincere le Olimpiadi. Mi sentivo Yuri Keki sugli anelli nel 96 ad Atlanta. Senti, da quanto mancava un tre stelle a Milano? L'ultimo è stato Marchesi, credo. Sì, nel 93 Marchesi si è trasferito in Francia-Corta. Piacenza, ho dei ricordi pazzeschi, perché nel 2007 mio figlio è nato nell'ospedale di Piacenza, Tommaso, e perché io ero inoltre pappavese all'epoca e Piacenza era un ospedale comodo. È emozionante sapere che in questa città dove è nato lui è successa questa cosa, ma è anche emozionante ricordarmi quando, c'è un ritorno. Sì, quando il giorno libero venivo da Filippo Dattilo Chiappini, che quando sono andato nel 2005 la prima volta da lui ero emozionato, era una cena da uno stellato che aveva già segnato una grande carriera, allievo di Cugni, insomma in un posto bellissimo, e mi ricordo di aver mangiato i ravioli più buoni della mia vita per la prima volta da lui, erano i tortelli del Farnese, intrecciati come poi ho ritrovato in Cina, quindi credo che i cinesi ci abbiano copiato, anche se li fanno dal 1200, ma sono sicuro che a Piacenza si sono fatti prima.